Buongiorno, buon caffè. C'è un termine che oggi galleggia nell'aria come se fosse una minaccia, come se fosse una pietra da tirare addosso agli altri, ed è la parola pregiudizi. Ma proviamo a ragionare un po' su questo termine per capire come possa essere utilizzato in maniera corretta e come viene utilizzato in maniera scorretta. Letteralmente un pregiudizio è un giudizio dato prima, ma senza quindi avere la possibilità di osservare, di incontrare, direi soprattutto, perché i pregiudizi riguardano le persone, non le idee. Questo è un punto chiave, perché altrimenti se non possiamo affermare qualcosa sulla base del nostro punto di vista, scientificamente confermato magari o filosoficamente approvato, allora tutto è pregiudizio. E infatti oggi il pregiudizio diventa un'arma quando viene scagliato in maniera pregiudiziale su coloro che non la pensano come te. E quindi qualunque cosa tu affermi diventa pregiudiziale perché non va nella direzione del mainstream, come si dice oggi, della corrente principale, di coloro che vogliono imporre il loro punto di vista, che, guarda bene, non è mai un pregiudizio perché loro hanno la verità. Allora dobbiamo stare attenti, perché io credo che la salvezza, nel senso della riconquista della verità nella nostra società, passa anche attraverso l'uso corretto dei termini, ridare alle parole il loro senso vero, non farci intrappolare in un uso che è spesso manipolatorio. Insomma, la vera libertà oggi è quella di pensiero, è quella di sganciarsi anche da certe manipolazioni del linguaggio che alla fine ci portano soltanto dove coloro che del linguaggio si presuppongono padroni vogliono farci arrivare. E non è dove vorremmo essere noi. Buongiorno e buon caffè.